Ciao a tutti da Android Pieti, sono Jessica e oggi sono qui con il Samsung Galaxy Note 8. Il grande giorno è arrivato e dopo qualche imprevisto che abbiamo avuto con le spedizioni, il dispositivo è arrivato in redazione ed oggi ve lo mostriamo nel nostro video unboxing. Ecco qui il Samsung Galaxy Note 8. La confezione che lo contiene la conosciamo già dal Galaxy S8 e S8 Plus, non vi è alcuna differenza. La stilosa scatola nera è in linea con il tocco moderno del produttore. Dopo l'apertura della scatola vi ritroverete davanti l'ampio schermo Infinity di 6,3 pollici della nota linea S8. Anche da spento fa una buona impressione. Sotto la piccola scatola troviamo delle istruzioni ed il pin per aprire l'alloggio della SIM. Al suo interno la Quick Start Guide e qualche altro documento più o meno importante. Guardiamo più da vicino gli accessori in dotazione. Da un lato troviamo il caricabatteria Quick Charge 3.0 e gli adattatori utili per il connettore USB di tipo C. Un adattatore permette di connettere un cavo micro USB nel caso non abbiate il cavo USB di tipo C. Questo adattatore USB on the go permette l'utilizzo di hard disk ed altri accessori connessi attraverso port USB. All'interno della piccola bustina di plastica sono presenti le punte per la S Pen che possono essere sostituite in modo pratico. Oltre al cavo di ricarica USB, Samsung include anche degli auricolari di alta qualità realizzati da AKG per il Note 8. Nonostante siano realizzati in plastica, sembrano davvero buoni. Sempre nella scatola trovano spazio delle cuffiette per gli auricolari in modo da adattarli meglio alle vostre orecchie. Per capire se la qualità audio offerta è superiore a quella degli auricolari in dotazione con l'HTC U11, dovremmo però attendere il test finale. Per il momento, infatti, l'HTC U11 è il dispositivo con i migliori auricolari che ci è mai passato tra le mani. Il Note 8 è grande e pesante, su questo non ci sono dubbi. Nonostante tutto, però, non rinuncia ad un look elegante e moderno. Beh, cosa ve ne pare del Samsung Galaxy Note 8? Vi ha convinti o il prezzo vi ha spaventati? Fatecelo sapere nei commenti e date un'occhiata al nostro sito perché presto arriverà la recensione finale del dispositivo.